difficile parlare dopo Marco, però ci proviamo. Perché comunque mi riaggancio volentieri a quello che al discorso che ha appena finito lui. Andare in barca, iniziare ad andare in barca con Veio, Ciurella, Renzo Spagnol e Mario Spagnol è stata una delle cose che mi ha segnato la vita, perché non era il fatto di andare in barca, non era il fatto di andare in barca assolutamente, avrei potuto andare in barca con chiunque altro, era la filosofia che loro trasmettevano, l'amore che avevano in questo paese. Io mi ricordo le parole, gli atteggiamenti di Mario. Mario era quello che era stato più sradicato da Lerici, eppure era il più lericino di tutti probabilmente, perché forse questa mancanza gli dava questa forza, di questa lericinità fortissima. E io mi ricordo le cose più belle. Io credo di non aver imparato niente da loro in barca, credo di aver imparato solo esclusivamente della filosofia, perché noi salivamo in barca e la regola era che quello che si diceva in barca poi non si diceva più da nessuna parte, rimaneva lì, perché comunque si dicevano delle, cioè qua stiamo parlando di persone che erano anche di un certo livello culturale, eppure dicevano di quelle cose che non ve le posso neanche ripetere. Erano delle cose fantastiche per me, che ero un bambino, praticamente. Certo. Stiamo parlando degli anni 70, e quindi cioè persone che potevano muoversi da tutte le parti, tutti gli ambienti, tutti i salotti più prestigiosi d'Italia e non solo, che quando erano in barca erano una cosa incredibile. Però mi hanno lasciato veramente tantissimo, perché e questa lericinità, io ancora oggi quando vado a fare le regate, io sono non più tardi di quando siamo andati a Talamone a fare le regate, che mi dicono vince Davide San Piero della flotta di Spezia, io gli fermo no, io sono di Lerici, che è diverso, perché comunque io come Chiara, io sono nato qua e sono sempre stato qua, non ho girato altri circoli, altre realtà, con tutti i limiti che mi può aver dato essere rimasto a Lerici, perché non ho, probabilmente se fossi andato in un circolo più prestigioso, però mi prendono in giro perché dicono la serata degli eroi, ma che eroi siete? Noi non siamo eroi perché vincere una regata, vincere dei campionati non significa essere eroi. Gli sportivi mediamente fanno sport per soddisfare il loro ego, non è per gli eroi sono un'altra cosa, ecco. Però quello che fa Chiara, quello che fa Christian, quello di venire qua a Lerici e dare l'esempio alle nuove leve, che potrebbero prendere delle strade estremamente sbagliate, e la Borgata, il Circolo Erics e tutti questi ambienti qua, sono, ecco, il nostro eroismo è qua, è quello di arrivare qua da campioni, fra virgolette, e dare l'esempio a questi ragazzi qua, perché se io vengo qua e tiro le orecchie a un ragazzino che lo becco a fumare, perché io quando becco un ragazzino a fumare qua al circolo lo prendo a calci nel sedere e gli dico a fumare vai dall'altra parte, qua questo è un luogo di sport e si fa dello sport. Quando io prendo a calci nel sedere un ragazzino così e magari glielo dico io che lui magari mi considera un campione, che io non sono un campione, però magari lui mi considera un campione perché qua dentro mi considera un campione. Ecco, il nostro eroismo è questo, è quello di trasmettere a questi ragazzi e probabilmente ognuno di noi che fa questo tipo di attività, probabilmente qualcuno l'abbiamo salvato. È qua il nostro eroismo, questo è il nostro eroismo, non vincere le regate. Vincere le regate io lo faccio per il mio ego, non per questo. Quindi è questo importante, è quello che dobbiamo passare alle nuove generazioni. Niente, poi il fatto di vincere le regate è bello, è bellissimo. Beh, ci sono, è importante, poi diciamo che è la meta che uno si prefigge per un allenamento dopo, certo, insomma, però se è fine a se stesso serve veramente, no, a poco, assolutamente, certo. Se è fine a se stesso serve veramente a poco, certo. Beh, mi è piaciuto che hai sottolineato questo, perché grazie. Gli interventi che abbiamo... Come abbiamo potuto sentire, chi è intervenuto fino ad oggi, fino a questo momento, scusate, ha parlato di trasmettere,
che questo è importantissimo, praticamente è un po' la base dello sport, sia fatto in mare che fatto a terra, quindi fare lo sport, ma trasmettere poi ad altri le tue esperienze e soprattutto di portare i ragazzini nella corretta via, come dicevi tu, che se lo trovi a fumare lo rimproveri, questo è una cosa assolutamente, come diceva anche Marco, le finestre che abbiamo chiuso ma che teniamo aperte, e tutto ciò noi pensiamo a chi ci ha insegnato qualcosa prima e cerchiamo di farne tesoro e trasmetterlo poi agli altri. Quindi fare lo sport come viene fatto è assolutamente importante, specialmente quando lo sport porta un sacrificio enorme, perché lo sport si vela, canoa, voga, qualsiasi nuoto, pallanuoto, sono sacrifici enormi, però sono soddisfazioni immense anche quando si vince, perché poi la vittoria è una soddisfazione personale, però la tua vittoria è una soddisfazione del circolo e soprattutto di chi non c'è più che ti ha insegnato ad andare a vela. Questo è anche importante ricordarlo, perché se qualcuno ti ha insegnato ad andare a vela e non c'è, oggi non c'è più, ma tu hai messo in frutto ciò che hai imparato e che questi campioni di vita, diciamo, ti hanno insegnato, è una cosa assolutamente importante che va portata avanti, così come penso anche Chiara che oggi fa con le ragazze, che porterà, farà allenatore prima o poi, no? Vabbè, non lo svegliamo, non diciamo, no, che insegnerà un po' poi il sacrificio cos'è, perché lo sport è gioia, vincere la medaglia, vincere la coppa, però per arrivare alla coppa ci sono dei sacrifici dietro che sono immensi. Comandante, vi faccio parlare dopo, faccio parlare Cristian, Cristian, anche a te.